Questo intervento è dedicato ai rapporti politici ed umani che Federico II intrattenne con l'Impero Romano d'Oriente, quell'entità statale meglio nota come Impero Bizantino nella storiografia contemporanea. E per essere più chiari, l'intervento è dedicato ai rapporti che lo svevo che Federico II ebbe con il sud dei Balcani, ecco, per dare un'idea geografica più precisa, con il sud dei Balcani e l'attuale Turchia. E quindi, insomma, con quella parte di territorio dell'Europa orientale che va dall'attuale Albania meridionale sino poi a tutta alla Grecia, sino poi appunto alla Turchia. E per parlare dei rapporti che Federico II ebbe con l'Impero Romano d'Oriente, dobbiamo fare inizialmente riferimento ad una data. Dobbiamo riferirci al 1204, è una data importante che vede Federico II ancora bambino. Federico nasce il 26 dicembre del 1194 e quindi nel 1204 ha ancora 9 anni, non ha ancora compiuto 10 anni. E per il diritto feudale d'allora è ancora un bambino, non ha la maggiore età che gli permetta di esercitare il suo ruolo per nascita, che era appunto l'età di 14 anni. Federico ha ancora 9 anni, vive a Palermo ed è spettatore fondamentalmente di uno degli eventi più importanti di tutto il XIII secolo. Il 12 aprile 1204, infatti, i cavalieri della Quarta Crociata assediano e occupano Costantinopoli, la capitale dell'Impero Romano d'Oriente, la capitale dell'Impero Bizantino, sul Bosforo, l'attuale Istanbul per intenderci, in Turchia. Cosa rappresenta questa data, il 12 aprile del 1204? È una data importantissima perché dei cavalieri occidentali, dei cavalieri latini, espugnano la città, la polis, la capitale dell'Impero Romano d'Oriente, e la saccheggiano, vi si insediano, smembrano l'Impero Bizantino, creando una serie di stati, di formazioni statali, guidate da personaggi provenienti dall'Occidente latino. Quindi l'impero bizantino si dissolve in una entità statale centrale, che è il cosiddetto impero latino di Costantinopoli, e in alcuni stati satelliti nei dintorni appunto dell'impero latino di Costantinopoli. I greci, quindi i bizantini, si rifugiano in parte in Bitinia, che è una regione della Turchia occidentale, sud-occidentale, che ha come capitale Nicea, formando lì l'impero greco di Nicea, ed in parte in due altri stati ai margini, ecco, di quello che era stato l'impero bizantino. Infatti nascono due altre formazioni statali, una in Occidente e l'altra in Oriente. In Occidente, nel sud dell'attuale Albania, nel nord della Grecia, nasce il Despotato di Morea, e in Oriente, poi, sulle coste del Mar Nero, nasce l'impero di Trebisonda. Ecco, vedete direttamente dalla cartina che vi ho preparato una esemplificazione, grazie ai colori, di ciò che sto appunto per dire. La parte centrale, quella in rosa, costituisce l'impero latino di Costantinopoli, con una serie di staterelli satelliti, sempre detenuti da cavalieri, guidati da cavalieri occidentali, il Principato di Acaia nel Peloponneso, il Ducato di Atene,
l'impero di Tessalonica, quindi tutta la parte centrale dell'attuale Grecia e il nord dell'attuale Turchia, e poi vedete ai lati, alle estremità di quello che era l'impero bizantino, in verde il Despotato di Epiro, sud dell'Albania, nord della Grecia, a oriente invece, sulle coste del Mar Nero, in viola, l'impero di Trebisonda. E al centro questo impero di Nicea, dove appunto si era rifugiata la corte imperiale, la corte che prima risiedeva a Costantinopoli. Quindi il 1204 è una data molto importante, una data che segna il declino ormai dell'impero bizantino, che sì, si ricostituirà dopo una sessantina d'anni, ma sarà ormai la fase finale di una storia millenaria, e soprattutto rappresenta l'assalto dell'Occidente all'Oriente greco. Federico, dicevo, nel 1204 è ancora un bambino, ha 9 anni e assiste in maniera passiva a questo grande evento della sua epoca. Ma naturalmente, una volta divenuto sovrano, cresciuto, una volta divenuto sovrano e intessute le sue reti di amicizie e di inimicizie, egli dovrà confrontarsi con questa realtà, con queste realtà del vicino Oriente. Il Regno di Sicilia appunto, soprattutto con le coste pugliesi, è a poche miglia marine dalle coste albanesi e greche. Quindi soltanto il canale d'Otranto separava il regno di Federico dai regni greci e latini che si erano creati nell'impero bizantino dopo la dissoluzione del 1204, dopo questa data distruttiva, questo evento distruttivo. Federico quindi deve confrontarsi con loro, deve confrontarsi con i greci che si sono rifugiati in questi stati nati dopo il 1204 e deve confrontarsi con i latini che stanno occupando i territori che un tempo erano dell'impero bizantino. E nello scacchiere di queste alleanze e nello scacchiere di questi rapporti, per nulla semplici e molto turbolenti, entrano, come vi ho detto, le amicizie e le inimicizie che già Federico aveva guadagnato nel suo regno, nell'Europa. Per esempio, il rapporto turbolento tra Federico ed il papato. Il papato era naturalmente protettore di questi stati latini, stati occidentali che si erano creati dopo l'occupazione dell'impero bizantino. Il papato era protettore dell'impero latino di Costantinopoli proprio perché si trattava di crociati che erano andati in Oriente e che poi, al posto di liberare i luoghi sacri, avevano occupato l'impero bizantino, e soprattutto perché il papato aveva tutto l'interesse a riportare all'obbedienza romana, all'obbedienza latina, i cristiani ortodossi, i cristiani orientali, i cristiani di rito greco. Quindi Federico, proprio per non agevolare gli stati latini, l'impero latino di Costantinopoli, fiancheggiato dal Papa, intesse una serie di relazioni con due dei 3 stati greci che si erano formati dopo il 1204, e cioè con l'impero di Nicea e con il Despotato di Epiro. Vedete, non si tratta soltanto di relazioni politiche, ma si tratta anche di relazioni umane. Prendiamo come primo esempio del nostro breve discorso i rapporti tra Federico II e l'impero di Nicea. A Nicea si era rifugiata la corte imperiale, dicevo, vi era una nuova dinastia imperiale, i Lascaris, e uno dei primi imperatori di questa dinastia fu Giovanni III. Ducas Vataz.
Giovanni III, Lucas Vataze, che era diventato imperatore per aver sposato la figlia di un Lascaris, e che una volta diventato vedovo di costei, sposa Costanza, la figlia appunto di Federico II. Un matrimonio che viene celebrato nel 1241, molto probabilmente, non vi è sicurezza proprio sulla data, comunque negli anni tra il 41 e il 44, ma molto probabilmente nel 1241, quando il nostro Giovanni III, Ducas Vatatzes, imperatore di Nicea, imperatore bizantino di questo stato che si era formato dopo la dissoluzione dell'impero bizantino, aveva 49 anni, era già per l'epoca un uomo molto maturo, e sposa nel 1241 la giovanissima Costanza, una bambina di 10 anni. La cosa non meraviglia, naturalmente nei rapporti dinastici di tutti i tempi è successo ciò, e naturalmente noi non dobbiamo guardare ciò che avviene nel Medioevo con gli occhi dell'etica contemporanea. Costanza ha appena 10 anni, appunto nel 1241, e giunge in Oriente con il suo seguito. Con la sua corte, a suggellare questa alleanza che si era creata tra Federico II e l'impero di Nicea. Un'alleanza molto breve, che non durò molti anni, durò 4-5 anni, niente di più, ma che, diciamo così, ebbe come risultato questo matrimonio che comunque durò anche oltre l'alleanza politica tra Federico II e Giovanni III, Ducas Vatatzes. Costanza giunge a Nicea piccola, molto piccola, e quindi vive lì la sua infanzia, la sua prima adolescenza, senza avere inizialmente né alcun tipo di rapporto né influenza naturalmente sulle scelte politiche del già anziano marito, insomma, del già adulto marito. Le cronache, anzi del tempo, soprattutto le cronache bizantine, le cronache greche, raccontano di un innamoramento di Giovanni III, Ducas Vatatzes, nei confronti di una dama del seguito di Costanza, che viene chiamata dalle fonti la Marchesina. Quindi ci sarebbe stato, anzi, il primo periodo di Costanza sarebbe stato anche travagliato da questo problema coniugale, ecco, da questo tradimento di Giovanni III nei confronti, insieme ad una dama del seguito di Costanza. Ma dicevo, il matrimonio che doveva suggellare un'alleanza politica non ha gli effetti sperati, perché sullo scacchiere internazionale della geopolitica di allora vi erano quattro potenze, appunto: Federico II, il Papa, l'Impero Latino di Costantinopoli, l'Impero Greco di Nicea. Quattro potenze che naturalmente vengono in contatto tra di loro e le alleanze cambiano velocemente. Inizialmente Federico è alleato dell'impero di Nicea, del genero Giovanni III, Ducas Vatatzes, contro l'alleanza tra l'impero latino di Costantinopoli ed il Papa, ma poi le alleanze cambiano per una serie di lotte feudali che si stanno celebrando in Francia. Federico entra in queste dinamiche e ad un certo punto si trova alleato invece dell'imperatore latino di Costantinopoli e quindi diventa automaticamente nemico di suo genero, l'imperatore greco di Nicea. Vedete, le alleanze vanno ben oltre i rapporti di carattere parentale. Però comunque questi rimangono e quindi Federico
si trova ad avere in Oriente dei parenti molto stretti, dei parenti che diventano santi. Ecco da qui il titolo di questa breve relazione, i santi parenti, proprio perché Giovanni III, Ducas Vatatze, dopo la sua morte, grazie anche alla grande fama di imperatore di Nicea, di baluardo dei greci, che si erano rifugiati in questo impero di Nicea, viene beatificato, viene canonizzato dalla Chiesa ortodossa. Federico, dunque, si troverà ad avere un genero divenuto santo, il marito della figlia Costanza. Ma i rapporti, come dicevo, di Federico non sono soltanto con Giovanni III, Ducas Vatatze, imperatore di Nicea, che qui vedete in un'immagine che ho tratto da un manoscritto medievale conservato nella biblioteca di Modena, dove appunto le sembianze di questo imperatore di Nicea sono state messe su carta in una bella miniatura. Perché Federico II ebbe anche rapporti con l'altro stato che si era creato in Oriente, con l'altro stato greco che si era creato in Oriente, che gli era più vicino da un punto di vista territoriale, appunto il despotato di Epiro. Se ricordate la cartina che vi ho mostrato prima, il despotato di Epiro è quell'entità statale che si trova proprio di fronte alle coste pugliesi, quindi nel sud dell'Albania e nel nord della Grecia, l'attuale regione della Macedonia. E quindi era il dirimpettaio di Federico. Potete immaginare quanti interessi di carattere politico, commerciale intercorressero tra questi due territori, separati unicamente da una corta striscia di mare. Il despotato di Epiro, come vedete nella seconda cartina che vi ho preparato, è una entità statale molto particolare che giro di 30 anni, cioè dal 1204-1205 fino al 1230, grosso modo, subisce numerose modifiche di carattere territoriali, ampliamenti e restrizioni dovute appunto alla situazione geopolitica dei Balcani meridionali, che è una situazione molto difficile nel frangente tra il 1204, la caduta in mano latina di Costantinopoli, e il 1261, cioè la data in cui poi i bizantini riconquisteranno Costantinopoli strappandolo dalle mani dei crociati. L'Epiro si amplia e si restringe a causa appunto di guerre, di tradimenti familiari, e la famiglia, insomma, più importante, che porterà il titolo di despota, che significa appunto signore dell'Epiro, è quella dei Comneno Ducas. Dei Comneno Ducas. Vedete, anche il nome stesso ci dice che c'era una parentela tra l'imperatore greco di Nicea, Giovanni III, Ducas Vatatze, e i Comneno Ducas dell'Epiro. Si trattava comunque di famiglie strettamente imparentate, di nobili aristocratiche famiglie bizantine di rango imperiale, che dopo il 1204, dopo questa data così importante per la storia dell'Oriente greco, cercano di trovare una collocazione ai loro interessi dinastici. Il despotato di Epiro subisce delle modifiche territoriali che lo portano nell'epoca di maggiore espansione, intorno appunto al 1230, dalle coste dell'Albania, dalle coste adriatiche dell'Albania attuale, sino ad Adrianopoli, cioè una città che attualmente si trova in Turchia e che non è molto distante dall'attuale Istanbul, l'antica Costantinopoli. Quindi il despotato di Epiro avrà nella sua massima estensione il dominio di tutta la fascia settentrionale che dalla Turchia alla Grecia giunge fino alla
che dall'Albania alla Grecia giunge sino alla Turchia. Poi naturalmente per ragioni sempre belliche e dinastiche finirà anche per restringersi, per dividersi, ma comunque rimarrà come caposaldo e pirota il sud dell'Albania e il nord della Grecia, proprio di fronte alle coste pugliesi del regno del nostro Federico. Bene, anche qui Federico avrà dei parenti, oltre ad avere numerose relazioni di carattere politico e commerciale, economico, con i despoti d'Epiro, anche qui le due famiglie, quella di Federico degli Hohenstaufen e quella dei Comneno Ducas, si imparenteranno, perché Michele II Comneno Ducas, despota di Epiro, darà in sposa la figlia Elena Comneno Ducas a Manfredi, il figlio di Federico II. Il matrimonio verrà celebrato naturalmente nel 1259, quando ormai il nostro Federico era morto già da 9 anni, perché come sapete Federico muore il 13 dicembre del 1250. Manfredi sposerà invece Elena Comneno Ducas nel 1259. Quindi le due casate si imparenteranno e la fine della dinastia Sveva ormai è abbastanza vicina. La battaglia di Benevento del 1266, molto vicina al 1259. Ma anche in questo caso l'imparentamento tra le due famiglie porterà a un nuovo santo in famiglia, un nuovo santo parente di Federico, perché appunto la madre di Elena Ducas e moglie di Michele II, Ducas Comneno, despota d'Epiro, è Teodora di Arta. Teodora, despota di Arta, che verrà canonizzata dalla Chiesa cristiana ortodossa come Santa Teodora di Arta, avrà un posto nel martirologio orientale, avrà una sua biografia, una sua agiografia, una biografia dunque delle sue gesta in vita, come che le hanno creato la fama di santa, e sarà la seconda parente orientale di Federico ad essere canonizzata. Dopo Giovanni III, Ducas Vatazze, anche a Teodora di Arta. Quindi dopo il genero di Federico, perché marito di Costanza, anche la consuocera di Federico, Teodora di Arta, avrà gli onori dell'altare. E vediamo questa unione del 1259 tra Manfredi ed Elena Ducas Comneno. Il 1259 è una data molto importante, perché appunto si celebra, avviene in quell'anno il matrimonio, ma avviene anche una battaglia importante nel centro della Grecia, la famosa battaglia di Pelagonia, che vede da un lato schierati Manfredi, i Comneno Ducas dell'Epiro, i Villarduen della Caia, contro appunto Michele VIII Paleologo, uno dei successori di Giovanni III Ducas Vatazze, imperatore di Nicea. Proprio perché le lotte sul suolo greco non erano soltanto tra greci e latini, tra occidentali e orientali, ma si creavano, come ho già detto prima, delle alleanze che spesso erano trasversali tra greci e latini contro greci e latini, appunto nello stesso territorio. La battaglia di Pelagonia del 1259 sarà una sconfitta per il fronte di Manfredi e dei despoti di Epiro, perché il genio militare di Michele VIII Paleologo prevarrà in questa battaglia. Però comunque questo evento bellico segna una unione politica, una unione parentale che viene suggellata dal matrimonio appunto di Elena e Manfredi. Matrimonio che purtroppo la storia che noi conosciamo ci dimostra essere stato un matrimonio sfortunato, ma non per i rapporti tra i due sposi, ma per le vicende storiche che seguiranno. Dopo la morte di Manfredi, dopo la battaglia di Benevento, Elena sarà
rinchiusa da Carlo d'Angiò insieme ai suoi figli, e morirà appunto in cattività, morirà appunto segregata. Una donna di rango imperiale, figlia di una santa, appunto di Santa Teodora di Arta, che purtroppo subirà una fine così difficile. Vedete, è una storia questa dei rapporti parentali di Federico con l'Oriente, che intreccia connessioni geopolitiche molto, molto forti, molto importanti. Questi sono gli eventi principali della storia mediterranea degli anni, di quegli anni. Sono gli eventi cruciali. Il 1204 è una data terribile per la storia di allora, ma anche con questioni di carattere personale, umano, con la storia di queste donne, con la storia di questi uomini e queste donne che sono divenute santi e sante: Giovanni III Ducas Vatazze, San Giovanni III Ducas Vatazze, Teodora di Arta, la Santa Teodora di Arta, che visse una vita di privazioni e di angustie dovuta alla malattia mentale del marito, Michele II Ducas, determinato periodo della sua vita, e che poi proprio per la sua vita esemplare venne beatificata. Ma anche di queste altre donne che non sono state, non sono divenute sante, ma hanno avuto una vita altrettanto turbolenta. Costanza, la moglie di Giovanni III Ducas Vatazze, che dopo la morte del marito dovette ritirarsi nel sud Italia dal fratello Manfredi, e dopo poi la morte e la sconfitta di costui se ne andò in Aragona, nel regno di Aragona, da sua nipote, e lì morì in un monastero. Vedete la vita di questa donna, spostata dal sud Italia a Nicea, poi da Nicea nuovamente nel sud Italia e poi nella penisola iberica, ma anche di Elena Ducas, la figlia di Teodora d'Arta e la moglie di Manfredi, che appunto dopo un matrimonio che fu sicuramente tra i più importanti dell'epoca, le cronache ci raccontano di questo matrimonio spettacolare che fu celebrato in Puglia tra Manfredi ed Elena Ducas, si ritrovò appunto moglie di un re sconfitto e prigioniera dell'Angioino per il resto della sua vita. Questa è una storia triste, un insieme di storie tristi che però si stagliano in uno scenario geopolitico complesso, estremamente complesso, che racconta gli ultimi anni appunto della dinastia sveva, del dominio svevo nel sud Italia.